Ciao, il mio nome è Erika e oggi vi parlerò dell'evento Il Palazzo delle Bambole che si è tenuto ad aprile 2024 alla Residenza Nobile di Palazzo Facchi a Brescia, un luogo incantevole e di eccezione dove, in collaborazione con la fotografa Barbara Cortili e il nostro gruppo Lilium EGL, abbiamo organizzato questa giornata. Durante l'evento era possibile ammirare nelle varie stanze le stupende opere dell'artista bresciana Loputin, inclusi alcuni originali, che qui possiamo vedere disposte assieme alle deliziose e delicatissime bambole di Mari Shimizu. Ad accogliere i visitatori all'ingresso c'era anche un banchetto informativo e contenente anche una selezione di stampe di Loputin e a tema Lolita. Appena abbiamo aperto i battenti, hanno iniziato a cambiarsi per la sfilata e popolare le stanze varie persone in Lolita in attesa delle presentazioni mattutine. Tra gli eventi del mattino, gratuiti ed aperti a tutti, c'era infatti una presentazione della moda Lolita e della nostra zin, Merletti, di cui trovate la registrazione integrale in un videoparte, che includeva varie dimostrazioni, con l'assistenza di una valletta di eccezione che ha mostrato per noi anche la copia fisica di Merletti e la mini zin A4 stampabile, per poi continuare con una sfilata dei vari stili e sottostili di questa moda giapponese ad opera dei membri di Lilium, riuscendo a coprirne la maggior parte ed offrire una panoramica d'insieme esemplificativa. A questo punto della mattinata la sala era decisamente piena di gente ed è seguita un'intervista con Loputin, che ci ha raccontato del suo rapporto con la moda Lolita, le bambole di Mari Shimizu e delle influenze che hanno avuto. Mentre le stampe venivano prese d'assalto, si è anche formata una coda, perché Loputin si è prestata a fare degli sketch per il resto della mattinata. La parte pubblica si è conclusa così. E per il pomeriggio abbiamo ridisposto la saletta per un tea party Lolita con un cibo sia offerto da Barbara Cortili che portato da membri della community, dove soprattutto Marianna, Giada, Sara, Bea, Giulia, ma anche Barbara, Adriano, Jenny e il proprietario ci hanno dato una mano a organizzare il tutto. A tal proposito vorrei ringraziare ancora una volta tutti. Essendo gli spazi limitati nella sala, purtroppo non abbiamo potuto includere più persone, ma che gioia per gli occhi è stata vedere la nostra comunità così. Il buffet era ricchissimo e Adriano e Marianna hanno diviso i tavoli in zone per permettere alle persone di servirsi delle cose che non erano già presenti ai tavoli. In questa fase io giravo come una spola a bollire il tè di Mariage Frère offerto da Barbara con l'aiuto di Jenny Desu, che qui potete vedere quando invece ha fatto da incredibile OG Accessory, servendo sia tè che cibo ai vari tavoli e, come detto, offrendo un aiuto preziosissimo e decisamente contribuendo a creare una scena da sogno in questa incredibile cornice. Sono seguite le foto singole, merito di Adriano. A proposito, per l'occasione ho scelto di coordinarmi coi colori di Merletti. Il tema degli outfit del pomeriggio erano le rose. Ed eccoci qui, con tutto il gruppo. Che incredibile esperienza! Un grazie a tutte le persone che l'hanno resa possibile. E arrivederci al prossimo video!